Una coppia ebrea, come tante, porta il proprio bambino al tempio per le ritualità prescritte dalla religione mosaica. I sacerdoti compiono il gesto come di routine, ma una coppia di anziani che pregano presso il tempio riconoscono invece in quel bambino il Messia atteso. L'arte del Vangelo di questa settimana racconta, grazie alle opere di Ambrogio Lorenzetti e di Rembrandt, la gioia, lo smarrimento, perfino il dolore vissuto in quel momento. Di Ambrogio Lorenzetti vediamo la sua presentazione al Tempio, una tempera su tavola realizzata nel 1342 e ora alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Si tratta di un'opera, in origine un trittico, pensata per il Duomo di Siena, dove quattro altari ai lati della crociera illustravano la vita di Maria, la sua nascita di Pietro Lorenzetti, l'Annunciazione di Simone Martini e Lippo Memmi, la Natività, un'opera adesso smembrata di Bartolomeo Bulgarini, e appunto la presentazione al Tempio. Sono passati 40 giorni e Gesù è portato al Tempio come prescritto dalle norme dell'ebraismo per tutti i bambini maschi. Qui in realtà il Tempio è già una chiesa cristiana che ricorda proprio il Duomo di Siena, con affreschi, pavimento decorato, marmi. Al centro Maria ha in mano il telo con cui ha avvolto Gesù nel viaggio. Il bambino, che agita i piedini e porta un dito alla bocca, è ora nelle braccia del vecchio Simeone. Maria è accompagnata da due donne, due amiche, mentre Giuseppe è in disparte all'estrema sinistra. All'estrema destra c'è la profetessa Anna, con un cartiglio in latino che riporta Luca 2,38. Ed ecco, sopraggiunta proprio in quel momento, Anna si mise anch'essa a lodare Dio e parlava del bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione di Israele. Il sacerdote ha nella destra le due colombe del sacrificio e nella sinistra il coltello. Il fuoco è già acceso. Altri due sacerdoti sono alla sua sinistra e lo assistono. All'interno dell'arco trionfale che li sovrasta vediamo due angeli con un Cristo benedicente. Nelle lunette delle navate laterali, profeti con cartigli. Due piccole statue mostrano Mosè con le tavole della legge e Giosuè con un sole. Ambrogio Lorenzetti inserisce Gesù nella sua compiuta tradizione ebraica, facendo espresso riferimento al suo compimento nell'avvento di Gesù, il Messia atteso. Negli spicchi dell'arco centrale in alto vediamo Mosè con la scritta: "Se le sue possibilità non sono sufficienti per offrire un agnello, prenda due tortore o due colombi, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio espiatorio", tratto dal libro del Levitico, capitolo 12, versetto 8. Malachia mostra il cartiglio con su scritto: "Subito verrà al suo tempio il Signore che voi bramate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate di vedere", tratto da Malachia 3:1. Nei due brani sono indicati i temi della purificazione e quello della redenzione. Nel 1927 Erwin Panofsky mise in evidenza come in questo dipinto l'ombra scura che caratterizza l'ambiente sullo sfondo sia estranea
alla pittura toscana contemporanea Lorenzetti, mentre si tratta di una tecnica per esprimere la profondità che troviamo nella pittura fiamminga. Il che ci dà l'occasione di passare a Rembrandt. Rembrandt Armezoon van Rijn, la presentazione al Tempio, circa 1628, un olio su tavola conservato alla Kunsthalle di Amburgo in Germania. Il Tempio è nell'oscurità, specialmente a destra. Sembra in attesa di una luce nuova, quella che giunge da sinistra, ma che si accende soprattutto nel corpo e nel volto del bambino Gesù. Nell'ombra cupa a destra intravediamo una candela spenta. Forse qualcuno ricorderà che avevamo trovato una candela spenta anche la settimana scorsa nella Annunciazione di Campin. Lì la candela si era spenta per il movimento d'aria causato dalle ali dell'Arcangelo Gabriele, ma svolgeva anche un ruolo di rimando simbolico, come adesso in Rembrandt. Si è concluso il tempo delle prefigurazioni, delle profezie, delle attese. Non serve più la luce della candela, adesso abbiamo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Rembrandt dipinge quest'opera a soli 22 anni, ma già riesce a cogliere con finezza l'intreccio di sguardi tra Maria, turbata per la profezia, e il bambino, mentre il vecchio Simeone la guarda intensamente, le parla, istintivamente alza la destra come per proteggere quella donna dalle parole che lui stesso ha pronunciato. Giuseppe è in controluce, non ne vediamo il volto, eppure intuiamo il suo sguardo che si posa alternativamente sugli altri personaggi. Tiene il cappello in mano, è una presenza discreta, eppure decisiva, così come lo vediamo assorbito dalla profondità dell'ombra anche nell'opera di un altro fiammingo, Arendt de Gelder, nel Cantico di lode di Simeone del 1700, qui un particolare conservato al Mauritius Uitz dell'Aia nei Paesi Bassi. In qualche modo Giuseppe ci rappresenta tutti, attoniti davanti a questo evento. Dobbiamo ancora parlare dell'anziana Anna di Fanuele, della tribù di Aser. Anna significa Dio fa grazia e Fanuel significa beato, felice. Come può essere felice e riconoscente alla grazia divina una donna rimasta vedova dopo solo 7 anni di matrimonio? Adesso Anna ha 84 anni e, ipotizzando che si sia sposata come avveniva all'epoca, attorno ai 16 anni, vorrebbe dire che, avendo perso il marito a 23 anni, ha vissuto in solitudine per altri 61. Solo dopo tutto questo tempo si realizzano le profezie iscritte nel suo nome, alla gioia di vedere compiute le promesse, di vedere il Messia. Alza le braccia per la gioia, Anna Fanuel. Ma Rembrandt ci ricorda che non è gioia a buon mercato, non solo per i suoi 61 anni di vedovanza, ma anche e soprattutto per il destino di Gesù. Nello stesso gesto di gioia, con la sua figura, rimanda alla croce, la croce del suo dolore e la croce del destino di morte del Messia. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetti 22-40.
Thank you.